Eccoci tornati in studio con Bookmania, l'appuntamento settimanale con i libri. Un saluto come sempre agli ascoltatori di Ciao Radio e anche a chi ci segue da DTV 210. E continuiamo a parlare di libri, anche in questo caso un romanzo appena uscito esattamente l'11 di giugno, quindi proprio un paio di giorni fa. Lo vedete qui già alla vostra sinistra del teleschermo, un romanzo di Chiara Moscardelli, Quando meno te lo aspetti, pubblicato dalla casa editrice Giunti. Il nome senz'altro non vi è nuovo, anche perché abbiamo avuto il piacere di avere Chiara nostra ospite proprio nell'edizione precedente di Bookmania con il suo romanzo La vita non è un film. Quindi per voi non solo non è un nome sconosciuto, ma sarà anche un volto noto. Ne parliamo perché è uscito appunto il nuovo irresistibile romanzo e perché sarà questo martedì alle 21 a presentarlo proprio qui a Bologna. Per cui tutti coloro che sono della città, ma anche chi avesse piacere di venire a fare una gita da queste parti, sappiate che martedì 16 giugno alle 21 presso la libreria Copa Ambasciatori di via Orefici 19 a Bologna, Chiara Moscardelli presenta appunto Quando meno te lo aspetti. Ne parla con l'autrice Fabrizio Binacchi, direttore regionale della sede RAI per l'Emilia Romagna. Il romanzo di che cosa parla? Come sapete, le eroine di Chiara Moscardelli sono sempre molto particolari, un po' buffe e un po' imbranate, per questo ci risultano sempre anche molto simpatiche e molto simili un po' a tutte noi. Penelope Stregatti, questo è il nome della ragazza, è barese, ha una nonna cartomante, lei ha 36 anni, una laurea, due master in giornalismo e parla cinque lingue. Dei sogni che aveva però non ne ha realizzato nemmeno uno. Lavora come addetta stampa in una multinazionale di pannolini, la Pimpax SPA. Nel tempo libero scrive test e oroscopi sessuali per Girl Power, un settimanale femminile. Sogna il grande amore, quello con la A maiuscola, ma incrocia solo uomini in cerca di sesso con la S minuscola. Con i suoi amici Federico, lo sceneggiatore, Letizia, l'avvocato e Bianca, l'antiquaria, trascorre le giornate sperando che prima o poi qualcosa di speciale le possa accadere. E quando investe con la bicicletta Alberto Ristori, rompendogli una gamba, capisce subito che questo qualcosa è arrivato. Un mese dopo, alla Pimpax Spa, si presenta un consulente incaricato della ristrutturazione, Riccardo Galanti, ma Penelope lo riconosce, è Alberto Ristori. Perché si fa chiamare in un altro modo? Perché dice di non averla mai incontrata prima? Chi è veramente quest'uomo così carismatico? Tantissimi gli indizi a favore di Penelope, di questo romanzo, Quando meno te l'aspetti, è proprio quello che la nonna cartomante dice sempre a Penelope, le cose migliori ti succedono quando meno te lo aspetti, ma lei finora ritiene di aver aspettato effettivamente a sufficienza e chissà mai che questo incontro-scontro non sia questo qualcosa che l'aspetta da tutta la vita. Un romanzo estremamente coinvolgente grazie allo stile di scrittura di Chiara Moscardelli che è veramente esilarante da un lato, ironico dall'altro e fa immergere direttamente il lettore nella storia e nei personaggi, delineati in maniera davvero egregia. Un romanzo che ci sentiamo già di consigliarvi, anche se appunto appena uscito, e forse proprio anche per questo, vi diciamo di non perderlo. Vi ricordiamo anche la presentazione che ci sarà martedì 16 giugno alle 21 presso la libreria Copa Ambasciatori di Bologna in via Orefici 19 e vi consigliamo appunto di andare a incontrare questa autrice perché merita assolutamente. Se volete, le abbiamo anche strappato, per così dire, bonariamente una brevissima intervista per presentare il romanzo in uscita, lo trovate all'interno del blog Wonderful Monster. Consigliato quindi Quando meno te lo aspetti di Chiara Moscardelli, edito dalla casa editrice Giunti.